Inizierà lunedì 28 marzo il corso Amministrare con la famiglia, riservato ad amministratori e funzionari dei comuni della provincia di Napoli. Il progetto, presentato oggi nella Sala Cirillo dall'assessore provinciale alle politiche per la famiglia, Francesco Pinto, e dal presidente nazionale dell'Associazione delle Famiglie, Roberto Bolzonaro, si pone l'obiettivo generale di sviluppare negli amministratori della cosa pubblica un'adeguata cultura e consapevolezza dell'importanza della famiglia quale soggetto sociale, così da rendere possibile una vera sussidiarietà. Capofila in questo nuovo percorso, in questo nuovo scenario, in questo nuovo... Erano presenti la giornalista di Avvenire, Valeria Chianese, che ha moderato i lavori, e i sindaci di molti comuni del napoletano. In una situazione nazionale che vede politiche della famiglia certamente insufficienti, il corso intende non solo favorire uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche offrire nozioni preziose per la programmazione di adeguate politiche familiari, anche perché l'Italia è il paese dell'Unione Europea che investe meno sulla famiglia, 0,8% del PIL rispetto all'1,7% della media europea. Assessore Francesco Pinto, la provincia ha fortemente voluto questo corso che stamattina viene presentato. Perché? Assolutamente, innanzitutto perché riteniamo che la famiglia svolge un ruolo fondamentale all'interno della nostra società. Noi attraversiamo una crisi di identità, di valori complessiva, che può essere dal nostro punto di vista superata e fronteggiata solo se la famiglia riacquista la centralità all'interno dell'azione politica. Quindi, come provincia di Napoli, visto che da anni, da tanto tempo si fa un gran parlare di impegno a favore della famiglia, abbiamo ritenuto opportuno mettere in campo un'azione concreta. Abbiamo, in collaborazione con l'Associazione Famiglie Italiane, organizzato un corso di politiche familiari rivolto ai dirigenti e agli amministratori dei comuni della provincia di Napoli, perché riteniamo che in questo contesto ognuno debba fare la propria parte, innanzitutto le amministrazioni locali. Al tempo stesso questo corso sarà anche l'occasione per creare uno scambio di informazioni e uno scambio di esperienze tra le amministrazioni. Quindi noi ci auguriamo di dare un contributo importante in questa direzione, di fare un primo passo verso la costruzione di città che di società a misura di famiglia. Ovviamente ci auguriamo di rendere un buon servizio al territorio, con la speranza che da Napoli, dalla provincia, con tutte le difficoltà che questo territorio ha, possa iniziare un nuovo modo di fare politica, di programmare politica che abbia al centro la famiglia. Siamo col presidente nazionale dell'Associazione delle Famiglie, Roberto Bolzonaro. Al via questo corso Amministrare con la famiglia, di che cosa si tratta? È un corso innanzitutto che serve per creare sensibilizzazione negli amministratori pubblici, e la cosa è molto importante perché bisogna che gli amministratori pubblici capiscano cosa vuol dire attuare e applicare delle politiche familiari adeguate a quelle che sono le esigenze e le necessità delle famiglie. Questo è importantissimo. Partecipano al corso amministratori e anche famiglie, perché poi insieme devono poi collaborare per un'azione amministrativa importante per la famiglia e soprattutto con la famiglia. Questo è importante, è una cosa, un aspetto molto importante da sottolineare. Assieme alla famiglia si amministra bene per la famiglia. Il corso ha avuto altre edizioni in altre parti d'Italia? Ma diciamo che Napoli, la provincia di Napoli approda felicemente a questo tour di corsi che sono già stati eseguiti in tante altre province. Sono partiti nel Veneto, dove io risiedo, con provincia di Verona che sta facendo già il secondo giro per un altro corso, Padova, sta partendo la regione Marche, stanno partendo altre regioni con questi corsi, il Piemonte stesso, e quindi credo che Napoli si inserisce in un percorso sicuramente molto positivo di crescita per tutti gli amministratori locali.